saluto ai nostri telespettatori. Siamo alla sesta puntata della rubrica Verso la Via Perfetta. È con noi Don Saverio e prima di iniziare questa puntata però vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che hanno la possibilità di conoscere direttamente Don Saverio, in quanto presto, il 25 giugno, ci sarà la presentazione del suo libro. Un libro in due volumi che si intitola Risurrezione e Reincarnazione, Cristianesimo e Induismo in dialogo sulle orme di Antonio Rosmini. Ecco, oltre a Don Saverio interverrà anche il sindaco di Domodossola, Mariano Catrini, il direttore del Centro Studi Rosminiani di Stresa, padre Umberto Muratore, la professoressa Annalisa Capuzzi, docente di teologia dell'Università del Sacro Cuore di Brescia, l'autore naturalmente, e ci sarò anch'io. Ecco, l'incontro è organizzato dal Comune di Domodossola in collaborazione con Teleossola e con il Collegio Melerio Rosmini. Detto questo, possiamo iniziare questa nuova puntata. Siamo alla quinta massima, che dice di riconoscere intimamente il proprio nulla. E noi riconosciamo subito il nostro nulla dicendo la preghiera. Esatto. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, la sesta massima dice, abbiamo detto, riconoscere intimamente il proprio nulla. Sì. Allora, Don Saverio, quando si inizia un percorso interiore, si sente sempre più il bisogno di stare soli, allontanando l'effimero. E come conciliare però questo con la quotidianità? Allora, Rosmini dice riconoscere la propria nulla, questo non vuol dire annullare la propria persona, come ci insegna una parte del, non tutto il buddismo, una parte del buddismo ci dice bisogna riconoscere il proprio nulla, però questo proprio nulla per loro, per questa parte del buddismo, il significato è questo: noi quando arriviamo a un certo punto, dopo aver finito la nostra vita in questo pianeta, noi entriamo nel nulla. Quello che Beato Antonio Rosmini ci dice, riconoscere proprio nulla, non dà questo significato così particolare, lontano tra il rapporto tra l'uomo e Dio. Invece riconoscere proprio nulla significa riconoscere proprio il limite. Cioè c'è una grandissima differenza tra io e Dio. Nello stesso momento c'è anche una grandissima somiglianza tra io e Dio. Per riconoscere questo è necessario prima di tutto fare un cammino spirituale e mistico. Non lo so che sicuramente tu hai studiato alla scuola del liceo classico, cioè, non lo so. Ragioneria, purtroppo. Va bene, hai sentito questa filosofia greca, no? Socrate. Quando è arrivato a un certo punto vede davanti un tempio dei Elfi, Elfi o Delfi? Delfi. Delfi, è scritto così, conosci te stesso. Anche lui intende quello, conoscere se stesso significa conoscere intimamente nostra interiorità. Quello che intende Beato Antonio Rosmini è la stessa cosa. Se noi cerchiamo di conoscere la nostra propria intimità, cioè il segreto della nostra anima stessa, noi tante volte cerchiamo di seguire o capire l'intimità della propria anima degli altri, non la propria anima. Invece la cosa più importante è di
cercare, conoscere e riconoscere la propria intimità, la propria anima. Se una volta noi cerchiamo di viaggiare dentro noi stessi, è un viaggio molto difficile perché è mistico e spirituale, impegnativo. Anzi, Rosmini ci invita di fare questo almeno una volta nella nostra vita, è una via migliore. Se una volta cominciamo a viaggiare dentro noi stessi, toccando le nostre proprie anime, noi possiamo riconoscere questa differenza tra io e Dio. Quando noi riconosciamo questa differenza tra io e Dio, noi non pensiamo che io sono un bel nulla. No, io sono una persona con grande identità, grande valore, però con una grande differenza. Davanti al Signore io sono solo una creatura. Quindi questo viaggio interiore, cammino interiore mistico dentro noi stessi, ci aiuta a capire, ci aiuta molto di capire questo segreto, chi siamo noi davanti al Signore. Allora, riconoscendo la nostra differenza tra io e Dio, la nostra identità tra io e Dio, Dio ha la sua identità come Dio uno e eterno. Io sono stato creato da Dio, sono dipende da Dio. Se una volta abbiamo capito almeno questa minima differenza, noi non possiamo essere prepotenti davanti al Signore. Qualunque cosa che succede nella nostra vita, noi avremo una spinta da parte nostra naturale e anche soprannaturale, ci aiuta di chiedere un piccolo aiuto da parte di Dio, dicendo così: Signore, io sono solo la tua creatura. Finalmente ho capito chi sono io. Aiutami, senza il tuo aiuto non posso fare niente. Questo è riconoscere proprio nulla, vuol dire riconoscere la piccola differenza tra io e Dio. Ecco, in un certo modo ha già risposto anche alla prossima domanda che voglio porle. Comunque magari possiamo ampliare il discorso. Sì, sì. Ecco, come ha detto anche lei poco fa, senza vita interiore, senza sforzo, sì, senza conoscenza di sé, non è possibile una vita spirituale. Sì. Rosmini con questa massima invita a compiere un esodo verso l'interiorità, un viaggio che si svolge interrogando se stessi: chi sono, da dove vengo, che senso ha ciò che faccio, chi sono gli altri per me. Sì. È un invito quindi a uscire dal quotidiano che rischia di intontirci con la sua ripetitività, di travolgerci con i ritmi esasperati. Esatto. Ma se Rosmini invita a riconoscere il proprio nulla, qual è il senso della vita? È giusta la tua domanda. Il senso della vita arricchisce di più, perché se una volta hai capito la differenza tra io e Dio, ti aiuta di più di avvicinare al Signore. Se una volta siamo avvicinati al Signore, noi siamo pronti anche a chiedere il suo consiglio. Noi non mondiamo la testa dicendo così: ci penso io, più del Dio, forse Dio non esiste. Invece tutto muove secondo la mia intelligenza, secondo quello che io sto pensando, secondo quello che io sto ragionando, secondo la mia scienza, secondo la mia tecnologia. Invece se tu conosci questa differenza tra io e Dio, tu sicuramente avrai l'umiltà, automaticamente dentro di te nasce questa umiltà per chiedere l'aiuto di Dio. Se una volta noi siamo arrivati a questo punto, la vita tua diventa nel modo, anzi entra nella linea giusta. Qui non puoi avere paura e vergogna di dire che Dio esiste, io vado a inginocchiare davanti al Signore. Questo non vuol dire che io sono nulla, no, io sono in quel grado, il Signore mi ha messo in questa natura per agire secondo la sua volontà, non per agire solo secondo i miei impulsi umani e psicologici e naturali. Invece c'è qualcosa particolare dentro di me, poi se anche non parla in questa quinta massima Beata Antonio Rosmini,
Beato Antonio Rosmini intende dire riconoscere proprio nulla, significa cercare di riconoscere questo divino che esiste dentro di noi. Non è Dio, ma l'immagine di Dio che sta dentro di noi. Una volta abbiamo riconosciuto questo, nel giorno di oggi non può avere nessuno dei ragazzi di oggi, non può cadere nelle delusioni, anche nelle violenze, anche nel disordine nel mondo. Quindi è importante riconoscere questa prima fase che Rosmini dice, no? Il discepolo di Gesù Cristo deve vivere perpetuamente in una interior solitudine nella quale scomparse quasi direi tutte le altre cose, non si ritrovi che il Dio e l'anima sua. Allora questo cammino che nostro Beato Antonio Rosmini ci spiega di essere nella solitudine non vuol dire non vivere nel mondo o andare a vivere come eremite, no, vivendo anche in una società, in una città caotica, uno può ritrovare dentro di lui il Signore, però per ritrovare dentro di lui il Signore è necessario di prendere questo iniziativo spirituale per conoscere Dio. Se noi non prendiamo l'iniziativa, nessun altro ti può aiutare. Quindi è importante, importantissimo il giorno di oggi, i ragazzi e ragazze, compreso soprattutto i genitori, prendono l'iniziativa di riscoprire chi sono loro. Adesso viviamo senza sapere chi sono loro. Diciamo, io sono nato da quello, quell'altro. E va bene, però non sai chi sei. Il cammino cristiano non è un gioco. È difficile nello stesso momento, è meraviglioso. Quello che con questo quinto massimo Beato Antonio Rosmini ci intende dire questo, di entrare dentro di noi. Noi siamo capaci di andare sulla Luna, sulla Marte, sulla Giove o qualunque altro pianeta, perché l'uomo di oggi nello stesso momento non è capace di entrare, mettere piedi dentro il proprio cuore, dentro la propria intimità del cuore e nella mente. E quindi è arrivato l'ora, ognuno di noi dobbiamo cercare di entrare dentro noi stessi per sapere chi siamo noi e che cosa dobbiamo fare. Ecco, molte volte uno degli ostacoli di questo viaggio interiore è proprio il senso di colpa, magari. A proposito di questo, il senso di colpa che magari uno oramai si sente quasi perduto e quindi non vuole fare questo viaggio interiore, ma preferisce accantonare Dio e proseguire sulla strada che ha intrapreso. Ecco, a questo proposito mi piace leggere il quarto punto della massima che parla della misericordia di Dio, dell'umiltà e anche della misericordia di Dio. Come è un atomo rispetto all'universo, così egli è un nulla rispetto a Dio, dal quale soltanto viene tutto ciò che egli ha di bene. La colpa in cui è stato concepito, l'inclinazione al male che porta in sé e i peccati di cui egli stesso si è macchiato lo devono rendere persuaso di due grandi verità: che da se stesso egli non è capace di fare nessun bene, che non solo è capace di tutto il male, ma è così labile che può venir meno ad ogni istante, se la misericordia di Dio non lo soccorre. Per cui, come dice San Paolo, deve continuamente attendere alla propria salvezza con timore e tremore. Sì. E quale domanda? Che cosa? Ecco, no, volevo semplicemente leggere questo pezzo perché secondo me è molto importante, perché come dicevo il viaggio all'interiore molte volte è bloccato dal fatto che uno si sente in colpa e quindi ha quasi paura di affrontarsi con Dio. Sì. Ecco. Sì, purtroppo, adesso ti spiego, purtroppo nel mondo di oggi, anche tra noi cristiani, è entrato questo concetto, è l'opera di carità. Allora, noi dobbiamo fare l'opera di carità. È giusto, il Signore ci ha dato questa missione in questa terra per aiutare anche gli altri. Allora, che cosa succede? Tante volte, non dico tutti, tanti ragazzi e ragazze di oggi, anche giovani di oggi,
Loro vogliono fare volontariato. Sì. A tutto il mondo, andare in Africa, andare in Germania, andare in India, andare in America, Sud America, eccetera, di cercare una tendenza enorme di andare a correre, una corsa dietro questa opera di carità. Non è sbagliato, forse alcuni fanno con grande, con buona volontà, alcuni forse per far vedere gli altri che loro sono caritatevoli, sono disponibili per aiutare gli altri, eccetera. Qui non è, fino adesso non è sbagliato, però nello stesso momento questi ragazzi, questi missionari che vanno nelle altre parti del mondo, anche quelli che stanno nella nostra terra stessa, almeno qualche volta hanno pensato della loro vita per sapere chi siamo noi, che cosa vuol dire la nostra vita, che cosa è questa la nostra vita interiore, quale valore ha la nostra esistenza, perché noi dobbiamo vivere in questa terra, perché dobbiamo aiutare gli altri. Queste cose tante volte mancano. Ecco, sì. Molte volte appunto si fa quasi per mettersi a posto la coscienza, esatto, questa azione di volontariato. Esatto. Tant'è vero che anche il Papa proprio ultimamente ha detto, ma quando fate la carità, quando date dei soldi ad esempio, sì, avete mai guardato negli occhi di quella persona o lanciate solo quasi una monetina senza poi guardare negli occhi e pensare a quello che c'è dietro la storia, sì, di questa persona? Sì. Invece forse servirebbe anche quando si fanno queste azioni di volontariato pensare proprio questo. Esatto, è quello che io ti ho detto prima, no? Senza sapere il senso della carità, fanno l'opera di carità. Questo non può essere opera di carità, può essere un aiuto umanitario. La carità è tutto diverso, deve nascere dal cuore, poi dal cuore deve passare la mente. Una volta ragionato bene, capito bene il significato della carità, allora possiamo dare noi stessi, però non dimenticando la propria vita, non dimenticando il proprio posto. Cioè, questo non vuol dire che noi dobbiamo mantenere prima il nostro posto, poi dobbiamo aiutare gli altri. No, prima bisogna conoscere chi siamo noi, qual è il significato della nostra vita, come io ti ho detto prima, qual è il significato della vita degli altri. Se una volta capito, noi siamo degni di fare queste opere meravigliose, opere di carità. Altrimenti, come dice anche il Santo Padre, noi forse per far vedere gli altri, forse anche non per far vedere gli altri, noi diciamo, va bene, in 50 centesimi non ci frega niente, diamo così. E no, nello stesso momento forse per quella persona, quel povero, 50 centesimi che noi diamo non serve niente, forse noi, lui vuole che noi stiamo 2 minuti vicino a lui, di fare 2 chiacchierate, un po' di battute, di parlare con lui e chiedere da dove sei, che cosa è successo, forse alcuni vogliono anche quello. Noi tante volte pensiamo così: opera di carità significa di aiutare a livello materiale, solo aiutare a livello economico. Invece qui è arrivata l'ora anche di applicare l'opera di carità, il concetto della carità in 3 forme, come dice anche il Beato Antonio Rosmini: carità intellettuale, carità spirituale e carità temporale. Noi dobbiamo, per quello, e prima di tutto è importantissimo di riconoscere proprio nulla, nostro proprio limite. Una volta abbiamo capito che il Signore ci ha mandato, Lui che ci ha mandato, non sono venuto io, Lui ci ha mandato in questa terra per fare una missione concreta e particolare per il bene di tutti, allora io posso sapere benissimo, sempre con l'aiuto di Dio, posso sapere che io sono qui in questa terra per fare queste 3 forme di carità. Chi non ha da mangiare, io devo da mangiare, inutile che io insegno la filosofia a quella persona, bisogna dare da mangiare. Chi invece ha l'aiuto, ha la necessità di
avere un aiuto spirituale, un consiglio spirituale, un'evangelizzazione, dare un fondamento spirituale, qui io non, se io do anche 5 milioni di euro, per lui non serve niente. Se anche io comincio a spiegare la filosofia, non serve niente. Io devo aiutare a livello spirituale, purificare l'interiorità di quella persona, stando vicino a lui, ascoltando lui, dando il consiglio evangelico a lui. Una volta io purificato dentro di lui, dato un fondamento spirituale, allora posso chiedere. Adesso ti do una mano anche a livello materiale. Senza fare questo, se tu dai anche butti miliardi di euro, non serve niente. Quindi anche secondo il beato Antonio Rosmini, anche la carità bisogna dividere in tre modi. Prima di tutto, tu devi sapere chi sei tu. Come dice beato Antonio Rosmini, riconosce intimamente il proprio nulla. Qualunque cosa che tu riesci a fare, non con la tua capacità, veramente con la forza di Dio. È un grande amore di Dio che sta lavorando continuamente dentro di noi. Con quella forza, con quel motore infinito, il Signore ci dà la spinta per capire che cosa vuole quella persona. Se ha bisogno dell'aiuto spirituale, dai, stai vicino a lui e lei, devi dare tutti i consigli necessari per recuperare quella persona, per portare avanti, per tirare su, dare un fondamento psicologico sano in cui lei e lui è capace di stare in questo pianeta in gamba, dicendo che io sono qualcuno. Poi, oltre questo, tu dai anche un aiuto intellettuale. Se una volta tu hai dato il fondamento spirituale, è più facile dare anche l'aiuto intellettuale, aiuti a ragionare nel modo sano. Non come vuoi tu nel modo egoistico, non come lui e lei vuole nel modo egoistico, come vuole la sapienza eterna, il Vangelo. Se una volta hai spiegato questo, già a posto anche a livello intellettuale. Però non puoi dire che con due minuti sistemi questo, forse è un cammino molto lungo. Dopo aver sistemato tutto questo, allora lui sarà capace da solo di avere la sistemazione anche a livello temporale, cioè a livello materiale, come per esempio insegni di pescare. Poi dopo aver insegnato a pescare, se è possibile compri anche la canna di pescare, dai nella mano di quella persona. Poi pescare tocca a lui. Noi insegniamo, diamo la possibilità. Perché altrimenti c'è anche il rischio, come recentemente mi è capitato di ascoltare intervistando una signora della Caritas, sì, che mi diceva appunto che bisogna anche insegnare a come utilizzare il denaro, esatto, perché molte volte capita, sì, che queste persone vengono, chiedono dei soldi, ricevono questi soldi e poi quando queste persone della Caritas vanno nelle loro case e trovano che hanno speso i soldi magari per comprare televisori, sì, quando e poi vanno a chiedere il cibo, vanno a chiedere ogni settimana la busta della spesa, niente. Quindi bisogna anche, esatto, insegnare l'uso, esatto, dei soldi. Come, ecco, bisogna lavorare nel mondo di oggi, anche per il futuro, perché no, se tu dai solo continuamente i soldi, aiuti materiali, allora per me io non devo lavorare per avere un giacovento perché mi regala chiunque che trovo. Io non devo lavorare per mangiare perché basta andare a bussare alla porta, mi danno come regalo. Noi possiamo dare questo. Nello stesso momento dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere capaci di dare una mano anche a queste persone che fanno, anzi giorno di oggi usano come un lavoro chiedere l'elemosina. Invece dobbiamo aiutare solo quelli che hanno bisogno proprio. Qui, se dobbiamo fare questo, è necessario di riconoscere il nostro proprio nulla, il nostro mandato, il significato del nostro modo di essere e nostra vita in questa terra. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, quindi cambiamo, sì, argomento, sì, sì,
Perché c'è l'ultima parte della massima, le ultime due parti, 10 e 11 della massima, che mi hanno creato un po' di dubbi. Ecco, se vuole chiarire cosa intende Rosmini con questo. E dice, riferito al cristiano, professerà una vita ritirata prescrivendo a se stesso di non uscire di casa senza necessità, cioè senza che ve lo inducano i doveri del suo stato o la carità del prossimo, intrapresa secondo ragione. Professerà il silenzio cercando di non dire parole inutili, cioè quelle che non hanno alcun fine buono per la propria o l'altrui edificazione, o che non sono necessarie ai doveri e ai bisogni della propria vita. Mi sembra un po' eccessiva. Mi puoi spiegare un po' meglio la domanda tua? Se mi spiega cosa intende Rosmini, proprio queste parole? Sì. Che non bisogna uscire di casa? Il cristiano non deve uscire di casa? No, non intendo quello. Ecco. No, questo dire, è un tipo di solitudine che il Signore dice. Guarda, massima di perfezione che Rosmini ha messo nel mondo, anzi non solo Rosmini, il Signore direttamente ha intervenuto, secondo me, intervenuto nel cuore e la mente di Rosmini, ha messo attraverso Rosmini nel mondo per far capire questo. Non devi prendere come una spiegazione materiale, e non devi uscire dalla casa, e non no, lui parla della cosa spirituale. Massima di perfezione è una riflessione mistica nel modo assoluto. Questa riflessione mistica che dice non devi uscire fuori dalla casa, no, una parte spiega per la vita religiosa. Quelli che scelgono la vita contemplativa, mistica, come tipo clausura. Per quello, guarda, la spiritualità di Beato Antonio Rosmini serve per tutti. Sia quelli che hanno scelto la vita della clausura, sia quelli che hanno scelto la vita religiosa nel modo normale, come frati, come rosminiani, e l'Istituto della Carità nel giorno di oggi, sia anche per la famiglia. Allora, Rosmini dice, in qualunque angolo sia che noi dedichiamo nella nostra vita, noi dobbiamo riservare uno spazio per la nostra vita riservata. Puoi essere una mamma, un papà, o un religioso, un sacerdote diocesano, o un papa, o un cardinale, o un politico, in qualunque posizione sia. La tua vita deve trovare almeno 2-5 minuti al giorno, per riconoscere, fare un esame di coscienza profondo, per sapere chi sono io, che cosa sto facendo. Io devo creare dentro la mia vita una piccola capanna. In quella capanna mistica io devo entrare con questi pochi minuti, per scoprire chi sono io, tutto quello che sto facendo, che cosa è. Per questo anche nella traduzione della massima di perfezione, in questa quinta massima, io ho dato una figura, una casa abbandonata. Ecco, puoi registrare. Una casa non è abbandonata, isolato in mezzo alla foresta, nel bosco. Non c'è nessuno dentro. Allora dobbiamo trovare almeno una volta alla settimana, dobbiamo creare dentro di noi, in qualunque posizione sia, un vuoto. Dobbiamo mettere una parte con un po' di impegno e sforzo, tutti i nostri impegni, no? Tutti i nostri pensieri, una parte. Dobbiamo trovare una cassetta, una piccola capanna dentro di noi. Per entrare dentro questa capanna, cioè dentro la nostra anima, capanna è la nostra anima, entrando dentro la nostra anima, inginocchiando davanti la nostra anima, facendo inginocchiare tutte le nostre facoltà umane e sentimenti, eccetera, dobbiamo chiedere alla nostra anima, anima mia, come Maria Santissima ha detto, magnifica il Signore, noi dobbiamo chiedere l'anima mia, aiutami di capire che cosa vuole il Signore da me.
se io non chiedo questo, se non rientro in me stesso per scoprire chi sono io, non ci sarà nessuno che ti può aiutare. Quindi la santità propria nostra, Mary, è necessaria, che noi dobbiamo scoprire prima di tutto prendendo l'iniziativa da noi stessi. Questo non vuol dire noi dobbiamo essere chiusi dentro una casa. Essere chiusi dentro una casa applicando questa massima di perfezione nel mondo di oggi è questo, di rientrare in noi stessi, di prendere almeno pochi minuti dell'atteggiamento, della contemplazione. Pochi minuti sono pochi, però dobbiamo trovare un po' di tempo per scoprire, entrare dentro noi stessi, per capire che cosa vuol dire la mia anima, che cosa vuol dire la mia vita, che cosa io devo fare, l'anima mia, che cosa sta facendo nella mia vita, attraverso la mia anima, che cosa io posso scoprire, io che cosa posso dare agli altri. Questa è la piccola capanna che dobbiamo scoprire tutti, soprattutto tutti i cristiani, per capire dentro di noi, attraverso la mia anima, che cosa dice il Signore. Questa è intimità che devono fare tutti i cristiani, altrimenti noi possiamo essere cristiani, diciamo così, siamo cristiani, ma non hai capito anche cosa vuol dire cristiani. Essere cristiano significa di seguire Cristo. Cristo, se noi leggiamo attentamente, meditiamo attentamente il Vangelo, Cristo già ci ha fatto capire, prima di ogni azione, rientrava in se stesso. Addirittura il Vangelo dice, entrava in comunione con il Padre, vuol dire entrava di se stesso. Entrando se stesso, lui vedeva il Signore, il Dio Padre dentro di lui. Dialogava da solo con lui, nell'intimità con lui, con un intimo amore, affettuoso di amore. E alla fine scopriva il Padre, Dio che sta dentro la nostra anima, dentro l'anima di Cristo, ha fatto capire, tu che cosa devi fare il mio figlio domani. Infatti il Signore, prima di fare ogni azione, fatto questa meditazione, si ritirava in silenzio. Beh, direi che l'ha capita benissimo la mia domanda, anzi sì. Ha dato delle preziose spiegazioni, grazie. Ecco, grazie, penso che oramai siamo al termine, siamo in chiusura. Ricordiamo ancora, forse non l'ho detto all'inizio, la presentazione del libro il 25 giugno nella sala conferenze del Collegio Melerio Rosmini alle 20:45. Noi sì. Ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie a Don Saverio. Bene, grazie Mary. Speriamo che quelli che ci ascoltano riescano a capire quello che stiamo spiegando. Poi se ce l'hanno qualche dubbio, ce l'abbiamo ancora tempo, che possono mandare le domande a livello spirituale, ma qualunque domande sia possono mandare, alla luce del Vangelo noi possiamo rispondere. Adesso, come Beato Antonio Rosmini ci suggerisce, noi possiamo concludere questa meditazione della Quinta Massima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso è il periodo della vacanza di estate, quindi do tanti auguri per tutti che ci ascoltano e che possono fare una bellissima vacanza, tornano nel modo sano e santo nella propria famiglia. Auguri.